Noi abbiamo, lo dico da spettatore, non solo da spettatore, ma anche da magistrato, un po' di nostalgia appunto di cinema, anche di inchiesta, di cinema che quindi contribuisce a, da una parte, tenere, come suol dirsi, deste le coscienze e allenata la memoria di un paese smemorato come il nostro, ricordando questi uomini, e soprattutto un cinema di inchiesta però che appunto intervista testimoni, ricostruisce storie, trame, vicende, uomini. Credo che questo tipo di cinema vada incoraggiato, l'abbiamo un po' dimenticato, siamo un po' troppo diciamo appesantiti e fuorviati talvolta purtroppo da un altro tipo di cinema, che è il cinema di fiction, che spesso più fiction per la televisione che per il cinema, che predilige la semplificazione, la narrazione per semplificazioni, per cercando gli effetti, da dire quasi effettacci, diciamo, patetico-retorici, di cui le fiction di maggiore successo che si sono visti in questi anni ne sono una rappresentazione. E in due filoni principali, il filone del cinema sui martiri e il filone del cinema sugli eroi del male. Sono i film che si concentrano su personaggi messi appunto al centro dell'attenzione, spesso è una falsificazione della realtà, a fini per carità drammaturgici, ma spesso estremamente dannosi. Nel quale sono due facce della stessa medaglia. Ne cito due, non me ne vorranno gli autori, anche perché tanto non sapranno quello che io sto dicendo fra breve. Alcuni lo sanno perché io ho da tempo espresso anche pubblicamente e anche direttamente con gli autori le mie profonde riserve sul Capo dei Capi, che è il film di fiction, diciamo, di maggiore successo. Io credo che quel film abbia avuto effetti estremamente negativi, ha determinato un processo di mitizzazione del mafioso. Totò Riina ne esce mitizzato, a mio parere, ed è servito a veicolare una sorta di ulteriore fascinazione, questo fascino sinistro dell'eroe del male che però da quel film emerge. E non vi faccio le semplificazioni che lo dimostrano, ma posso dirvi per quello che vale, riportarvi la testimonianza di molti, ad esempio, insegnanti di scuole medie o anche elementari dei quartieri, diciamo, difficili di Palermo, che raccontano come una sola puntata del Capo dei Capi abbia vanificato un anno di paziente lavoro per creare, diciamo, per formare un minimo di cultura della legalità, con quei ragazzi che l'indomani della puntata del Capo dei Capi scimmiottavano le movenze e le battute di Totò Riina nella puntata precedente. E l'altro risvolto della medaglia è quello dei film sui martiri dell'antimafia. Anche su questo spesso è diventato anche questo, ahimè, un genere di successo, e lo si fa indulgendo molto sul patetico, nel privilegiare di evidenziare gli aspetti privati, familiari dei personaggi, per indurre, diciamo, appunto alla commozione, facile commozione allo spettatore, e talvolta addirittura falsificando la storia, con effetti peraltro negativi, involontari, per carità, ma negativi. Faccio quest'altro esempio. Il film fiction di Tavarelli su Borsellino. E il film su Borsellino, che è un film per carità, ben fatto, ben girato, Tavarelli è bravo, come si chiama? Tirabassi, è l'attore che interpreta Borsellino. E il film ha una sua progressione drammaturgica che passa attraverso
l'uccisione uno dopo l'altro dei vari protagonisti del film. E quindi il pool antimafia, ad esempio, le riunioni del pool antimafia vengono rappresentate in riunioni alle quali partecipano Borsellino, Falcone, Ninni Cassarà, il dirigente della squadra mobile, e il dottore Montana, che era il dirigente della sezione catturandi della questura di Palermo, falsificando la realtà, perché in realtà, come tutte le riunioni naturalmente del pool antimafia, cioè un pool di magistrati, è un pool al quale partecipano i componenti del pool, e quindi non partecipavano Cassarà e Montana, che naturalmente erano stretti collaboratori dei magistrati del pool, ma non partecipavano alle riunioni del pool. Ma è stata fatta un'operazione consapevole, peraltro, dei sceneggiatori del film, un'operazione di sostituzione di personaggi. Cioè sono stati messi, perché erano quattro quelli che facevano la riunione del pool effettivamente, sono stati messi Montana e Cassarà al posto di Lello e Guarnotta, gli altri due componenti storici del pool antimafia. E perché sono stati sostituiti questi due? Per la semplice ragione che Lello e Guarnotta sono vivi, mentre Cassarà e Montana sono stati uccisi. Perché funzionava, usiamo questo termine brutto, ma il termine che mi confermerà Castiglione si usa, diciamo, nell'ambiente, funzionava meglio mettere i due che venivano uccisi. Ma al di là del fatto che viene falsificata, la cosa grave, di cui evidentemente, e credo io non ne faccio una colpa, non c'è malafede ovviamente, ma ne faccio una colpa, però, diciamo, in senso, faccio una colpa agli autori per non essersi fatte la domanda, l'effetto che fa una certa scelta artistica o stilistica della narrazione. Il risultato qual è? Il risultato è quello che noi vediamo quando andiamo a incontrare i giovani, quando andiamo a incontrare gli studenti nelle scuole. E la domanda, una delle domande più ricorrenti che fanno gli studenti a ciascuno di noi magistrati che va in giro e che sta, diciamo, a Palermo per parte del pool antimafia, è lei chi glielo fa fare. E la domanda è lei chi glielo fa fare, nasce dal fatto che il destino è segnato, cioè chi affronta la mafia sa che deve essere sconfitto, sa che deve essere ucciso. E questo tipo di segnale, per carità, se fosse corrispondente alla verità, nulla questo, ma quando addirittura falsifichi la storia per creare, per carità, pathos, ma con questo effetto di dare un messaggio senza speranza, io credo che sia gravemente colpevole da parte di un intellettuale.